Benvenuti in questo nuovo video. Se volete sapere perché l'USA è già così, dovete continuare a seguire questo video e andiamo a tutte le modifiche che ho fatto per renderla in questo modo. Ma prima dobbiamo parlare di una cosa che vi avevo promesso nello scorso video. Dunque rimanete sintonizzati dopo la sigla. Oggi andiamo a montare un po' di cose che mi sono rimaste in garage rispetto all'ultimo video, che la moto era così. Oggi andremo a montare la batteria, il filtro, la cassa filtro, il codino, la stunt bar, il cerchio posteriore, il cerchio anteriore, gli mettiamo i copriraggi come quello posteriore, catena, corona, pignone, disco del cerchio posteriore, e poi vediamo, magari gli monterò anche qualcos'altro e vedremo la moto come verrà. Ma prima, come promesso, vi ho detto che dovevo spiegarvi un po' quello che era successo durante quella faccenda, del perché mi avevano ritirato la moto, un po' quelle situazioni che ci sono state dietro, brutte situazioni che veramente è meglio evitare, ragazzi, prima di finire in queste cose. Ve le spiego perché sicuramente nessuno di voi vuole finire nella mia situazione e ve lo auguro con tutto il cuore. Diciamocelo. A tutti noi viene la voglia di esagerare in strada e per questo sono state create le piste, ma giustamente non tutti abbiamo la disponibilità di spendere tantissimi soldi per andare su una pista. Non abbiamo tutti un carrello per portarci in pista, non possiamo tutti fare quello che vogliamo e dunque ci sfoghiamo un po' sulle nostre strade. E qui viene appunto il discorso che voglio farvi di quello che mi è successo tempo fa, di come io ho sbagliato completamente a farlo innanzitutto in pubblico, in posto dove ci sono tante macchine, tante persone che passano. No ragazzi, non bisogna farlo in certi posti, per niente, non bisogna star lì a impennare, a farsi vedere. Io quel giorno avevo la GoPro accesa, non avevo la targa perché ce l'avevo nello zaino rotta e stavo tornando a casa. Cosa ho fatto? Mi sono fatto un'impennata in centro Como. Giustamente io mi ero fermato un semaforo ed un tratto è sbucata una volante della polizia, la quale ha deciso di fermarmi. E siccome io ero in un momento che non potevo perdere assolutamente la mia moto, dovevo andare in vacanza, non avevo voglia di star male per varie situazioni, a mente lucida e cercando di evitare qualsiasi altro problema con altre macchine, altre persone, ho deciso di fare quella fuga del secolo, la fuga che mi ha reso la vita veramente complicata per diversi anni. Stupidamente, 3 mesi dopo quella fuga, avevo il mio video e molta gente mi continuava a incitare di pubblicarlo. Io, non volendo pubblicarlo, ho cercato di farlo dopo tantissimo tempo, cercando soprattutto di togliermi la responsabilità, cosa veramente inutile. Sono arrivati i carabinieri di Punto in Bianco a casa mia, per una persona per la quale non voglio fare il nome, che gli ha detto dove abitassi, gli ha fatto vedere il video, cose varie, e senza che io ci fossi mi hanno preso la mia moto e varie prove per, diciamo, incastrarmi. Quando invece i carabinieri mi hanno trovato, mi hanno chiesto appunto cosa avessi fatto quel giorno. Sono stato sincero, ho ammesso la mia colpa subito, immediatamente, e loro cosa hanno fatto? Hanno preparato 11 verbali i quali mi hanno fatto spendere circa 1500 euro, mi hanno ritirato la mia moto per 6 mesi, con successivo sequestro finalizzato ad un'asta di Stato, il quale non è andato in porto grazie a un mio avvocato che ho preso in futuro. Per questo la moto è qui con me adesso e la sto montando dopo circa 3 anni. Mi è stata ritirata la patente per 6 mesi, successivamente ho dovuto rifarla da zero. Passato il tutto, avrei avuto una pena di 60.000 euro, avrei dovuto pagare 60.000 euro oppure convertire quei 60.000 euro, cioè la pena massima che mi potevano dare, in lavori socialmente utili. Siccome la mia famiglia non è ricca, io non avevo soldi, avevo già dato tutti quelli che avevo per pagare la multa, per pagare questo e quell'altro, sono andato a fare questi lavori per circa 8 mesi, sono stati 8 mesi lunghissimi, 450 passa ore di lavori senza essere retribuito, e dopo questi 8 mesi ho deciso di andarmene completamente via dall'Italia. Sono andato in Australia con la mia ragazza e lì ci siamo, diciamo, fatti una nuova vita. E lì è stato veramente bellissimo, non volevo tornare indietro, eravamo io e lei, ci autogestivamo con i nostri soldi, con le nostre spese, veramente bellissimo. Solo che poi è arrivato anche il Covid. È arrivato il Covid e siamo tornati indietro. Siamo tornati qua in Italia.
Ho preso la mia moto nuova, cioè il CRF che avete visto nei miei video, con i soldi che ho fatto lì in Australia, e poi l'ho venduto per mettere a posto l'Usaberg, perché l'Usaberg era tutta smontata. Se volete sapere anche di quello, andate a vedere lo scorso video. Morale dei fatti, forse sarebbe stato meglio se quel giorno mi avessero preso, mi avessero ritirato la moto, mi sarei fatto, che ne so, 6 mesi senza la mia moto. E poi l'avrei potuta riutilizzare in qualche modo subito. Ma questa cosa mi ha fatto capire che bisogna andare avanti, bisogna affrontare i problemi della vita e continuare a rimanere appassionati di quello che veramente si ama. E quello che io amo in questo momento, oltre alla mia ragazza, è andare in moto. Non se ne andrà più, ve lo prometto. Qualsiasi cosa accadrà, cercherò di averla sempre con me. E vorrei un pubblico che non mi stima per quella fuga che ho fatto, ma perché sono appassionato di tutto questo, perché non ho mollato mai e anche voi non dovete mai mollare. Voglio mandare un messaggio a tutti voi: non dovete veramente mai mollare, qualsiasi cosa accada. Nel bene e nel male siamo tornati. E adesso andiamo a vedere come sono arrivato a questo punto. Ho iniziato a prendermi la libertà di montare i copriraggi sul cerchio nuovo, almeno questo che è gommato, quell'altro invece arriverà la gomma. Spero di poterla montare perché adesso c'è la quarantena, non posso uscire di casa e magari mi farò aiutare da qualche mio amico. Nel frattempo, appunto, ho iniziato a tagliare su misura quelli per il cerchio posteriore, a montarli da un lato, ma devo fare questo lato. E sì, mi piacciono troppo, quindi ragazzi io ho un problema con i copriraggi, li metterò su ogni moto che avrò, tranne vabbè l'enduro perché non è che mi interessa molto, però su Motard fa la sua scena. Adesso faccio quello anteriore e ci vediamo al lavoro finito. Anche il cerchio anteriore fatto, appena riuscirò monterò la gomma e poi il disco 320 e su diretto sulla moto. Adesso carico la batteria e installo quella, successivamente tutti gli altri pezzi. Mettiamo dentro la batteria e colleghiamo il rimanente dei cavi, così posso anche poi montare il codino senza problemi. È tempo per montare il nuovo filtro dopo aver giustamente pulito la cassa filtro. La cosa è semplicissima: abbiamo qua il filtro, un po' di olio spray apposta e l'attacco da mettere dentro la moto, anche questo pulito giustamente. Si monta l'attacco sul filtro, qua dietro ci sono dei buchi e si va a incastrare i buchi dove escono questi perni di plastica e poi va su ad incastro. Blocchiamo il filtro con l'attacco sul telaietto e anche questa è fatta. E adesso che ho montato tutto qua dietro, copriamo il codino così non si sporca di polvere che tanto rimarrà qua in garage ancora ferma per un po'. Quasi mi dimenticavo che prima devo montare questa, la vecchia standbar che aveva sull'Usaberg. Ho montato la standbar solamente però da due lati con queste due viti, perché le altre due viti sono quelle dello scarico, quelle del silenziatore. Praticamente chi mi ha fatto il lavoro della standbar ha fatto degli attacchi sul telaietto a sinistra, invece a destra sono gli stessi del silenziatore. Codino montato, pronto per essere grattato, e adesso montiamo anche questa, che va su ad incastro. Vediamo se i cablaggi che ho montato non danno fastidio al serbatoio. In realtà solo per questo lo voglio montare. Va, perfetto. Con la sella invece tutto a posto. Adesso vediamo di fare il cerchio posteriore, di montarlo con anche la catena, il cruna catena. Se trovo anche il copripignone, cambio anche quello e infine anche il pignone. Ok, ragazzi, ho cambiato il pignone. Gli ho messo il copripignone e già che c'ero, ho attaccato anche il paratelaio. Adesso monto lui. La cruna scorricatena, abbastanza carina, nera e blu. Catena nuova di pack. Ah, comunque, oggi mi sono arrivati gli esiti del tampone del coronavirus. Spero di portarvi altri episodi, se non morirò prima. Tac, fatto. Adesso è l'ora di montare il disco posteriore. Tutte queste fascette sono per tenere le viti, per chi se lo stesse chiedendo. E la corona che ho comprato nuova. Bella, eh? Adesso la metto in testa e sono il king. Non scherzo, dai ragazzi, ora la monto. In teoria per montarlo su senza graffiarlo bisogna prendere
piegarlo da questo lato e poi farlo entrare così e dopodiché farlo scendere, tac. Eh sì, perfetto così. Spingiamo un po' sta situazione in avanti. Ok. Ok, mica tanto, perché la catena è tiratissima e me l'hanno venduta per questa corona e quel pignone. Quindi ho sprecato i miei soldi un'altra volta. Alla fine sono riuscito a montare anche la catena. Scorre perfettamente. Però come ho fatto? Ho aggiunto due false maglie piuttosto che una. Sì, sono al contrario, non commentatemelo tutti. Era semplicemente un test per vedere se la catena montava a misura e va bene, ragazzi. Quindi due false maglie, doppio rischio. Miei cari fan, per questo video è tutto. Nel prossimo, in teoria, andremo a montare tutte le parti rimanenti per la moto. Rimanete aggiornati. Spero che quella piccola lezione di vita che vi ho dato all'inizio del video possa essere servita a qualcosa. Comunque ci tenevo a raccontarvela perché non avevo mai spiegato a nessuno e soprattutto voglio che nessuno di voi finisca nei casini che sono finito io. E vi voglio ricordare che la vita va sempre avanti, non smettete mai di seguire le vostre passioni, di fare quello che amate, perché ragazzi non esiste una macchina del tempo per tornare indietro e sistemare le cose. Bisogna pensare all'oggi e al domani, imparando le lezioni del passato e andando avanti, perché nessuno vi darà mai indietro nulla se non voi stessi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me.